Sto apprestandomi a piegare una veste talare. Allora, la veste talare bisogna metterla su un piano in modo che sia tutta quanta senza pieghe. Poi, nella cucitura centrale sul dietro, bisogna far combaciare i bottoni. Generalmente i bottoni combaciano con la cucitura centrale. Poi si piega all'altezza dell'apertura. Altro passaggio importante: siccome la veste ha dei piegoni, questi piegoni si deve far, bisogna fare in modo che coprano la tasca laterale in condizioni normali. Quando uno è più piccolo, quando uno è più grande, la sottana è più larga, quindi di conseguenza bisogna piegarla magari in doppio. Una volta fatto questo, si piega la veste andando verso l'interno, facendo in modo che la spallina sia tutta piegata. Non bisogna piegare la spallina, perché se si piega qui, dopo rimane viziata. Quindi bisogna piegare sempre dove è la fine della spallina. Si prende la manica e si mette in posizione lunga, facendola combaciare con la piegatura del proprio verso, destra o sinistra. Si ripete il procedimento dell'altra parte, cercando di far combaciare la piegatura. Si fa la stessa operazione e adesso la veste è piegata come se fosse una camicia. Dopodiché si prende e si porta la piegatura all'altezza delle maniche per non far piegare le maniche, che dopo sono brutte e rimane la piega sul risvolto della veste. Qua ci si mette una mano in modo che la veste è piegata nella metà, poi si ripiega e si mette in questa posizione. Alla fine è come se fosse una comune camicia. Se invece abbiamo necessità di piegare una veste con la pellegrina, perché visto e considerato che c'è il filmato, tutti i sacerdoti, adesso questa è una veste cardinalizia, ma non è il caso vostro, si piega. Adesso la piego giusto per far vedere come si piega la pellegrina, anche perché la sottana l'abbiamo già vista. Questa pellegrina, la sottana si rimette un'altra volta nella posizione in cui stava prima, si ripiega nuovamente come abbiamo fatto prima, chiudendo i piegoni. Qui si vede meglio perché c'è la filettatura. Questa è una veste che bisogna farci un lavoro. Poi la veste viene ripiegata nuovamente come quella precedente, si chiude, poi la pellegrina viene tutta aperta, si prende, si gira, le punte si fanno combaciare con l'abbottonatura.
la parte destra va sopra, la parte sinistra va sopra, ed ecco la pellegrina. Così non capite, va bene? Benissimo. C'è qualcuno che chiederà informazioni? Certo.